Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Prototype. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata dove il bubbone è sempre più brutto e si sta cibando di noi. Ci siamo lasciati le scorse puntate con noi che abbiamo iniziato 20.000 punti, mica male. Iniziato ad aiutare Regland a cercare una cura, tra virgolette. E diciamo che l'aiuto che stiamo ricevendo è abbastanza reciproco. Non penso di riuscire a colpirlo, vero? No! Direi proprio di no! Direi che non ha funzionato la mia idea. L'abbiamo sorpassato, ma proprio malamente anche. Via, 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 via. Ecco fatto, entriamo da Regland. Mancatissimo. We need a host the parasite can infest. This host will produce antibodies. These antibodies are vital for your restoration, Alex. Ottimo. Take this syringe, locate the correct hunter by genetic type and inject it. If you inject it and consume it, it should cure you. Yeah. Speriamo. Speriamo possa curarmi allora. Dobbiamo trovare solo un infetto bello grosso. Dobbiamo andare a un alveare? Probabile. This aircraft has a DNA sensor array. I can reconfigure it to find the hunter. Non lo vedo, ok. Va bene, ho già trovato chi devo mangiare. Fermi tutti. Merda, ma poi vaffanculo. Ma scusami, ma mi fai spawnare nel punto peggiore. Ma scusami. Scusa, facciamo la cosa giusta. Ripristiniamo il checkpoint, perché scusa, mi metti qua davanti a tutti i militari, io la prima cosa che faccio è pensare, devo cambiare, no? Vabbè che è stata anche colpa mia che l'ho fatta proprio in beffa a tutti davanti a tutti, però c'è magari un soldato che posso mangiare così prendo il loro aspetto? Tipo questo qua col lanciarazzi. Red Crown, negative visual, we've lost him. Ok, ci vedono, niente. Allora, fermi tutti. Iniziamo un attimo. Ok, quello che mi serviva l'abbiamo già mangiato. E sai che... Ah, ottimo, i ricordi. Piloting a Grey Goose is a tough job. Swinging a 25,000-pound heli down to safe touchdown on 7th Avenue? Now that is another thing altogether. Lucky I'm just that damn good. Abbiamo scelto il migliore. Ti stavo per dire, sai che ti dico? Entriamo dentro. Aspetta un secondo. Ecco fatto. Dicevo, entriamo dentro. E già che ci siamo, mangiamo un po' di persone che mi danno qualche abilità utile. Tipo, quel tizio lì. Allora, secondo me lui ci aumenta le abilità col fucile. Ora. Perfetto. No, il lanciagranate. Va bene, non mi fa schifo. Tu invece sei ancora abile con i veicoli, sicuro. Vieni qua. Comandi di carro. Ok, perfetto. Ok, mi manchi solo tu, che sei un po' imbambolato lì sulle scale. Ok, come sempre su ste scale è pieno di guardie. Ok, scendi un po' magari. Attacchi aerei. Yes. Ok, gli attacchi aerei sono aumentati. Ottimo, ottimo, ottimo. Perfetto. Ci siamo fatti una bella pappata di pesce. No, scherzo. Metti giù il fucile ed entra nel veicolo. Sì, ma con calma, che sennò la gente si fa strane idee. Come si fa? Ok, salire con X. Scendere col quadrato, ruotare con l'elicottero, con la R. Ecco qua. Ok, dovevo finire tutto il tutorialino, insomma. Va bene, andiamo alla ricerca di qualche infetto. Aspetta un secondo. Il checkpoint ce l'abbiamo. Ecco fatto.
bene, usiamo i missili. No, più in basso. Perché non riesco a colpirlo? Ecco fatto. Collective, rudder. Pilota esperto. Va bene, perché non mi sono fatto sgamare per quello. O perché avevo iniziato a usare tutti i veicoli, boh. Non lo sapremo. Guarda quanti corvi. Che continuano tutti a girare così. Però danno, come dire, enfasi al tutto. I cacciatori con il DNA richiesto sono nelle torri serbatoie infette. L'indicatore di segnale mostra la tua vicinanza alla torre serbatoia infetta. Ok. Quindi proviamo ad abbassarci. Allora, non è questa. Non è questa. Ce ne sono un sacco di torri serbatoio qui, Vorrei dirtelo. Però ci stiamo avvicinando. Madonna, ma quante torri serbatoio ci sono in sta città? Eccola, sei tu? No, Mi sa che mi sto allontanando. Il problema è che non mi sto neanche avvicinando. Ok, ora mi sto allontanando veramente. E ora ci stiamo avvicinando. Dove sei, piccolina? Sei tu, vero? Eccola qui. Puntatore infetta per la scansione. Bingo. Trovata! Addio! Ok, cosa dobbiamo fare? Madonna mia, vieni qua! No! Vieni! No, fermi! Mi serve! Ma porca di quella puttana! Non riesco ad avvicinarmi! Ecco fatto! Man, I hope this works. Calmo! Fermati! Ma porca... Vieni qui! Maledetto! Non scappare! Sei un codardo! Preso! Merda! Via da qua! Big fella. Then I'll kill you. Ecco fatto, aspetta. Now. Ecco fatto. Merda. Allora, calmi, calmi, calmi. Preso. Preso! Non morire! Ok. E la cura ce l'abbiamo, finalmente. Swing! Ora tira fuori la lama? Ti prego. Che è successo? Non vedo niente. L'armatura! E la lama. L'armatura io me la ricordavo come potenziamento. Ma pensavo si dovesse comprare. No, la lama è... L'umanità è la tua maschera. Scusami, voglio vederlo. Completa 3 missioni senza mai causare un'allerta militare. Complimenti. Allora, vediamo cosa abbiamo. Miglioramento artiglio terreno massimo. Ok, per adesso non mi serve. Vorrei vedere la lama magari. Ok, mi sa che la lama non abbiamo nulla per ora, vero? No, è qui, infatti. Però potremmo aumentare la vita, che direi che è un ottimo acquisto. Un ottimo investimento di 500.000. La rigenerazione... Sì. Ritardo rigenerazione. Dopo aver subito danni, la salute inizierà a rigenerarsi. Rigenerazione massima, dai. Beh, che dire.
Vieni qui. Il potere della lama è tanta roba e lo so. Il potere della corazza riduce i danni subiti a discapito della mobilità. Non puoi planare, superare ostacoli o schivare mentre questo potere è attivo. Va bene. Però nei combattimenti, vieni qua. Nei combattimenti contro le boss fight, questa armatura è tanta roba. La lama alla fine, il potere della lama, dicevo, è la fusione fra gli artigli e il martello. È la fusione perfetta fra gli artigli e il martello, perché fa un sacco di danno ma è veloce e taglia. Beh, abbiamo seminato anche la squadra d'attacco, siamo liberi. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao a tutti!